Bentrovati! Buongiorno a tutti o buonasera a secondo di quando lo stiate guardando questo video. Buongiorno a tutti gli iscritti sul mio canale e non chi non l'abbia fatto ancora, mi raccomando si iscriva sul mio canale YouTube Workout Cycling Program, un canale specifico per la preparazione del ciclismo, allenamento, ciclismo. Oggi andiamo ad eseguire l'allenamento finale della 10ª settimana del HIIT Challenge Workout. Abbiamo iniziato 10 settimane fa, sembra ieri, ma non è così. Oggi è l'allenamento più intenso, con anche una diversa modalità. In questo modo andiamo a dare più possibilità di scelta nel caso poi, una volta terminato questo HIIT Challenge Workout, qualcuno di voi voglia di nuovo eseguire questi allenamenti e magari crearlo da solo l'allenamento, con tutti gli stimoli e le indicazioni che abbiamo dato durante queste settimane. Che cosa è l'HIIT Challenge Workout? Intanto tra 5 secondi cambiamo e andiamo 3 minuti fondo lento, via! Allora, l'HIIT Challenge Workout è un programma di allenamento HIIT di 10 settimane con 10 allenamenti specifici, ognuno dedicato ad una settimana, e nell'arco di quella settimana bisognerà ripeterlo per 3 volte. È normale che questo allenamento specifico per bruciare grassi sarà del tutto inutile o quasi se poi non seguiamo un regime alimentare sano. Non dico una dieta da un nutrizionista, quello sarebbe il top, no? Associare una dieta specifica, individuale, più allenamento HIIT sarebbe il top, ma già basta per avere grandi risultati un regime alimentare sano. Cos'è l'allenamento HIIT? In poche parole, con questo tipo di allenamento, oltre a bruciare calorie, soprattutto zuccheri, durante l'allenamento vero e proprio, si continuerà a bruciare calorie nelle 24 ore successive all'allenamento. Quindi immaginate un po', senza fare niente, continuo a bruciare grassi. Che cosa può variare in questa metodologia? Può variare l'intensità, perché posso lavorare ad alta intensità tra l'80 e il 90% della frequenza cardiaca personale, la frequenza cardiaca massima personale. Può variare la durata dell'esercizio e del recupero. Ricordo che siamo partiti facendo 10 secondi ad alta intensità e 50 di recupero, e siamo arrivati oggi invece che faremo 20 secondi ad alta intensità e 10 di recupero. Quindi è tutto diverso. Può variare il numero delle ripetizioni. Intanto andiamo sui pedali.
facciamo 2 minuti sui pedali a 60 rpm fondo medio e 2 minuti a fondo medio a 90 rpm seduti. Dicevo, può variare il numero delle ripetizioni. Oggi siamo arrivati a farne 30. La durata massima dell'esercizio specifico in questo modo cambierà. Si parte da un massimo di 20 minuti per chi è un principiante, chi è alle prime armi, fino ad arrivare a un 30 minuti per chi è a un livello avanzato. E poi può cambiare anche la metodologia. In che senso? Oggi li vedremo infatti tutte e due, nel senso che possiamo fare un cambio tra i secondi ad alta intensità e i secondi di recupero cambiando la resistenza. Giù, 90 rpm, fondo medio. Cosa vuol dire cambiando la resistenza? Vuol dire che le RPM rimarranno le stesse, e è quello che faremo noi oggi. Ne faremo in totale 30 ripetizioni, ma le divideremo a metà, le prime 15, le prime 15 faremo 20 secondi ad alta intensità e 10 secondi a fondo lungo, sempre a 90 rpm. Poi invece cambieremo usando il secondo metodo, cioè andando a cambiare le RPM, e cioè lasciando la resistenza invariata. E come faremo le successive 15 ripetizioni? 20 secondi massima intensità 100 rpm, 10 secondi fondo lungo 60 rpm. Pronti a tornare su? Via! Se non dovesse bastare, e magari dovessimo aggiungere un rapporto, ok, lo faremo, ma diciamo che 40 rpm in più tra fondo lungo e alta intensità dovrebbero bastare, lasciando la stessa resistenza. Questo per fare in modo che tutti voi così possiate conoscere tutte le diverse sfaccettature che si possono usare nel metodo HIIT. Ragazzi,
workout cycling program, allenamento ciclismo, ha pensato a tutto. Uno, giù. Questa che stiamo concludendo è la seconda serie, dobbiamo fare poi altre due. Pronti a tornare su? Tra 5, 3 secondi. 1, su. Questa è la terza. Ragazzi, 10 settimane sono volate. Fatemi sapere poi i risultati raggiunti.
Levanta. El pie. Iniziamo la quarta serie. Su. Allora, adesso faremo questi 2 minuti in fuori terra, poi 2 minuti seduto. Poi termineremo il riscaldamento con 5 serie alternando 10 secondi alla ad alta intensità a 100 rpm e 50 secondi di recupero a fondo lungo a 90 rpm. Abbiamo detto 5 volte. Pensate, con questa tipologia di allenamento 1 a 5, cioè lavoro 1, mi riposo 5 volte, in più, abbiamo iniziato il nostro Hit Challenge Workout, un rapporto di 1 a 5. Oggi, dopo 10 settimane, siamo arrivati a lavorare con un rapporto di 2 a 1, lavoro il doppio di quanto si recupera e si sentirà, ragazzi, fidatevi. Giù. Alta intensità, 50 secondi di recupero
fondo lungo ad alta intensità a 100 rpm, a fondo lungo a 90. Diciamo che adesso stiamo andando a 90 rpm fondo medio per andare ad alta intensità. Abbiamo detto possiamo scegliere tra l'80 e il 90% in base al nostro livello di frequenza cardiaca rispetto alla frequenza cardiaca massima. Se scelgo di arrivare fino al 90%, allora andrò ad aggiungere uno o due rapporti piuttosto che uno o due livelli di resistenza. Più aumentando di 10 rpm, perché dobbiamo fare il lavoro a 100, ci dovremmo essere. 2, 1, via! Apro! Allora, molti mi dicono, ah ma io se voglio lavorare al 90% e poi devo passare al fondo lungo a 70-75, in 10 secondi non ce la faccio, giusto? Allora, l'abbiamo già spiegato altre volte, ma senza alcun problema lo andiamo a spiegare. Prima però altri 10 secondi. Ok? Via! Allora, come si fa? Se avete fatto il test CP20/16, a secondo se l'avete fatto in strada o indoor, avete riscontrato le vostre zone di allenamento. Se non l'avete fatto, fatelo, perché è importante lavorare nelle giuste zone di allenamento e mandate i vostri risultati. Frequenza media o potenza media durante i 20 o i 16 minuti del test, non durante tutto l'allenamento. Mi interessano solo i minuti specifici. Comunque, pronti a ripartire? Via! Allora, dicevo, a quel punto avete trovato le vostre zone di allenamento in base alla potenza, ai watt o alla frequenza cardiaca. Se avete fatto in base ai watt, quello arriva subito, perché si vede da subito i watt che state sviluppando. Se invece dovete lavorare con la frequenza cardiaca, allora dovete usare, per esempio, se voglio lavorare al 90%, devo usare il rapporto che uso quando magari gli allenamenti del programma specifico dell'allenamento del ciclismo viene richiesto quel lavoro via per 3 minuti, no? Cioè apro, cioè in un allenamento viene richiesto 3 minuti all'85% durante gli altri allenamenti stagionali userò un determinato rapporto, perché in quei 3 minuti arrivo a quel parametro cardiaco che mi è richiesto. Ora me lo devo ricordare e andrò a usare lo stesso rapporto. Ragazzi, così sembra difficile, ma vi posso assicurare che poi diventa automatico conoscere
tutti i rapporti e i livelli di resistenza, sia indoor che si strada. Pronti? Via! Bravo! Ne abbiamo fatte 5. Ora, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? 2 minuti di recupero. E qua andiamo a iniziare la nostra parte centrale, il clou degli allenamenti. Le 30 ripetizioni, dove attenderemo 20 secondi in soglia, scusate, ad alta intensità, a 90 rpm, e 10 secondi a fondo lungo, sempre a 90 rpm. Intanto partiamo con i 2 minuti di recupero completo. Teniamoci però nella zona alta del fondo lungo. Allora, ripetiamo. In totale sono 30 ripetizioni, noi dividiamo a metà, facciamo le prime 15, 20 secondi alta intensità, 90 rpm, 10 secondi, fondo lungo, 90 rpm, quindi vado a variare la resistenza. Dalla 16ª fino alla 30ª invece farò sempre 20 secondi ad alta intensità, ma a 100 rpm, e 10 secondi fondo lungo a 60 rpm, sempre, ma andrò a variare la pedalata di rpm. Ripeto, magari non sarà per tutti preciso così, anche se credo che andrà bene. Se non dovesse andare bene, magari nella seconda parte, quindi nelle seconde 15 ripetizioni, oltre a cambiare le RPM, magari potrò avere bisogno di aggiungere un rapporto. Ok? Vediamo. Vai. 15 secondi, iniziamo, le prime 15, 20 secondi alta intensità a 90, 10 secondi di recupero, fondo lungo, sempre a 90, pronti? Aggiungo resistenza, serie.
apro, ricordatevi a che minuto è partito l'esercizio specifico, la quinta, poi vi dico perché. Via con la sesta. Via, apro, questa era la settima. Comunque, pronti? Aggiungo l'ottava, per sapere se sto facendo bene, all'incirca verso la decima dovrei raggiungere il livello che riesco anche lavorando solo per 20 secondi. Apro. Pronti? Nona, via! Apro! Pronti? Decima. Apro. Ancora. Cinque. Con questa metodologia. Via. Apro. Pronti? Via. Apro. Questa era l'undicesima, se non sbaglio. Aggiungo, siamo a 12. Giù, apro. Ancora 3. Via!
Allora, ancora due. Pronti? Via. Iniziamo la seconda parte, cambiamo metodologia, su, adesso ci siamo, scusate, 100 ripieni, seconda serie. Sessanta. Pronti? Terza. Sessanta ripieni. Apro, alleggerisco la pedalata. Quinta. Sessanta, mi mancano 10. Via, sesta. Santa. Settima. Apro, quando dico apro, in questo caso vuol dire che vado a 60 RPM, lasciando invariato il rapporto. Ottava. Apro. Noma. Decima.
Decima. Ne mancano 5. Pronti? Via. 100 RPM. Sessanta. Ancora 4. Via. 3. Pronti? Via. Solo 2. Pronti? Via. Grazie ragazzi, ne rimane una. Via. Ok. Apro. Se i calcoli sono giusti, a 3 secondi inizia il defaticamento. Ok? Ok. Apro. Tutto. Come sempre, il primo minuto ce lo prendiamo tutto per noi. Sui pedali. Giù. Allora ragazzi, innanzitutto vi vorrei fare i miei complimenti per avere portate a termine questo allenamento, ma soprattutto il programma di Challenge Workout per voi che avete scelto. Ripeto, fatemi sapere come è andata, come sono i risultati ottenuti, ok? Ripeto sempre che qualsiasi cosa vada sul mio canale YouTube è stata provata dal sottoscritto. Niente è fatto a caso.
Allora, perché prima vi ho detto di tenere a mente il minutaggio di quando abbiamo iniziato l'esercizio? Perché oggi noi abbiamo fatto in totale 15 minuti di lavoro. Abbiamo detto però che se siamo a un livello intermedio piuttosto che avanzato, posso arrivare anche a 25, a 30 totali del lavoro specifico. Ma oggi per due motivi ho voluto fare solo 15 minuti. Il primo motivo, non per importanza, assolutamente. Il primo motivo è perché in questo modo anche chi è partito da principiante può magari iniziare e terminare l'allenamento insieme a tutti gli altri, perché dopo 10 settimane credo che riesca a fare questo tipo di allenamento per 15 ripetizioni. L'altro motivo è perché credo, siccome è un allenamento abbastanza duro, ma ripeto, è specifico per dimagrire, per evitare grassi, ho ritenuto giusto che anche chi fosse a livello avanzato iniziasse da le 15 ripetizioni. Però se volesse andare avanti, vi basterà tornare indietro al minutaggio esatto e ripeterne altre 5, 10 o 15 se ritorna proprio dall'inizio. Diciamo che abbiamo unito un po' l'utile al dilettevole. Ragazzi, un altro minuto circa insieme, poi come sempre da soli andiamo a proseguire il nostro defaticamento con altri 5 minuti, sempre a fondo lungo, sempre a 90 rpm, subito dopo doccia e allungamento o allungamento e doccia. Ragazzi, come sempre per me è stato un piacere pedalare insieme a voi, vi ringrazio per aver seguito questo programma di allenamento specifico del metodo HIIT. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Workout Cycling Program. Ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mettete un like a questo e agli altri video che vedrete sul mio canale YouTube. Mi raccomando, pubblicizzatelo tramite i vostri social network con amici, compagni e insomma tutti gli appassionati del nostro sport. E che dire, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!